ricordo fantastico, sono veramente unici, no? Nonostante gli dica sempre che abbiano visto dei giocatori veri, importanti, così si ricordano anche dei giocatori normali che hanno indossato quella maglia. L'intervista di Romuone quell'altro giorno, sono tutte situazioni dovute al nervosismo dei risultati che non arrivano, poi dopo una cosa si trascina dietro l'altra, adesso ho letto qualche commento, in effetti sai, quando le cose non vanno bene poi dopo il nervosismo subentra. È vero che in tante piazze, in tante situazioni ci possono essere dei tifosi che remano sempre contro, però sinceramente io quando guardo lunedì la Gazzetta e vado a vedere la Serie B e vedo degli spettatori, poi vado a Catania e dice che sono il doppio stritto, dico, non è che ce ne può essere qualcuno che non è positivo, diciamo così, però ragazzi fanno di quei numeri, in caso di voi dire, bisogna tutti rimboccarsi le maniche e capire veramente che peso ha quella maglia e pedalare e basta. Il mister che è andato via, io avrei scommesso l'indizio che avrebbe fatto bene, però il calcio è strano. In quel momento di Serie B, poi in ritardo, una partita dietro l'altra, un po' tutto così. Sicuramente qualche risultato un po' a sorpresa, qualche sconfitta fuori casa che non sembrava potesse accadere, invece poi dopo tutto l'ambiente a Catania per diventare un'arma a doppio taglio. Il momento che mi arriva un attimo e io l'ho provato su me stesso il risultato, diventa difficile l'allenamento, diventa difficile un po' tutto e devi essere bello temprato. Tu vai a vedere quelle due tre sconfitte lì e dici guarda, porca miseria, la distanza non era assoluta come sembra. Se veramente chi è costante, chi perde di meno, chi ha la difesa migliore, sempre riesce ad arrivare in fondo. È vero che devi avere la difesa meno battuta, però la devi buttare dentro per vincere.